In Suji lo scopo del gioco è portare i samurai attraverso questa bellissima foresta fino al tempio, alla fine del percorso. Per farlo, ogni giocatore avrà a disposizione una carta albero genealogico, spero sia dritta, che indica quali colori deve riuscire a portare a destinazione, quindi in questo caso blu, viola e nero. Ognuno avrà un obiettivo diverso e a ogni turno ogni giocatore avrà quattro di queste carte in mano, che possono essere usate in due modi: o piazzate lungo la foresta nella linea del tempo come frecce, quindi rispetto al tabellone per indicare la direzione dove si vuole mandare il vario personaggio, messa coperta, ricordandosi che verrà poi aperta, girata, oppure in base ai simboletti in alto delle carte, che possono essere ruotare una carta di quelle già presenti nella linea del tempo, come si preferisce. Si potrà togliere una carta dalla linea del tempo, muovere il fantasma, che è questo cicciottino qui, o ancora inserire una delle proprie carte all'interno di quelle già disposte. Una volta che la linea del tempo sarà stata dai vari giocatori completata e arrivata a 5 o 6, a seconda del numero di giocatori, si cominceranno a girare le carte e far seguire i percorsi indicati ai vari personaggi. Posto che non potranno andare dove c'è un ostacolo, quindi non potranno muoversi, non potranno uscire dal tabellone, non potranno andare eventualmente dove c'è un fantasma e nelle carte coperte eventualmente devono girarle e vedere se c'è un ostacolo. Alla fine del percorso, quando tre di questi samurai saranno arrivati a destinazione, ognuno girerà la propria carta obiettivo e calcolerà i punti dei colori che è riuscito a portare. Chi avrà fatto il punteggio più alto avrà vinto. Inizio io, visto Va che vedo che bene. sei di grandi parole. Allora, innanzitutto mi piace il livello della componentistica che sembra effettivamente per le teste abbastanza spesse e ha delle illustrazioni molto carine. Questi sono dei... Gattini. Oh, dei gattini, l'ha Madonna. detto riempendo di sentimento l'aria. Ma Sì. Ecco, pensa un po'. l'unica nota era magari i punti di attacco alle fustelle, Un magari po' più se... fini, magari, Sì, se devo perché lasciare purtroppo qualcosa defustellandoli si per sono un po' segnati, però vabbè, insomma, per il questo resto... è vero, vediamo E quindi adesso ho perso un punto se di adesso... No, componentistica. Adesso ti ribatterò tutte, te le ribatto tutte quelle che dici adesso. scusa, è perché stavo pensando a una cosa che incredibilmente, per quanto noi muoviamo e scopriamo tessere, riesci sempre a creare un percorso che va da qui a qui. Nonostante non tutte le tessere permettono questo, perché posso piazzare anche questa tessera qui, potrei piazzarla collato, coperto verso il tempio e quindi E teoricamente potrei adesso ti tapparlo. contraddico perché nella puntata dove abbiamo giocato noi tre, alla Previously fine qui on erano Suji. tutte e E tre bloccate, quindi l'ultima girata l'abbiamo girata in modo come che, avete fatto? no, semplicemente invece che girarla così, che bloccava tutto, l'abbiamo girata nel primo lato sensato per Quindi qualsiasi attaccarla cosa veramente dirai al verranno percorso. ora sono veramente triste Vuoi dire qualcos'altro? mi riduco l'icona però nel percorso diverso partita Assolutamente. e allora una l'ho beccata. Bene, io volevo dire, ecco, la cosa che caratterizza un po' il gioco, anzi, che lo fa mostrare come pregio da una parte e difetto dall'altra, è la scalabilità. Anzi, meno giocatori si è, più il gioco diventa controllabile, più si possono capire quali sono gli obiettivi degli avversari e più ci si riesce a contrastare. Man mano che il numero di giocatori aumenta, invece, la cosa diventa tutta molto più incontrollabile perché gli effetti si possono accumulare su delle stesse carte, magari su uno stesso obiettivo e invece alla fine non se ne risolve nulla. In tanti diventa molto più caotico, sicuramente meglio in 2, 3, forse anche 4, forse, ma siamo al limite, insomma. Secondo me Due, quattro tre e tre. diventa molto più ci facciamo la serata e vediamo cosa succede, ecco. Sì, l'ho trovato anch'io, ho avuto l'impressione che tant'è che infatti in 5 eravamo anche molto meno motivati a giocare a carte con effetti speciali, Sì, perché tanto perché... comunque era molto difficile capire cosa andare a fare. Mentre nella partita che ho visto giocare in 2 e in 3, ho visto molto più È più combattimenti. semplice riuscire a capire Sì. Co cosa vuole prima... spostare l'altro e quindi Esatto. contrastarlo. Anche perché capire gli obiettivi di una o due persone è un conto, capire gli obiettivi di tanti
tante persone, 4 ad esempio, diventa molto più lungo in termini di tempo e quindi si fa più fatica a contrastare eventuali mosse. È quasi impossibile, secondo me è proprio da 2 o da 3, l'ideale è proprio quello. Cioè, sì, sì. Da 2 secondo me è proprio perfetto. Ma anche i 3 secondo me non è dispiaciuto, mi ha dato un effetto di nervoso perché il percorso man mano che si scopre, metà delle volte tu vuoi andare e devi fare il giro dell'oca per tornare indietro, però è bello in realtà. Sì, è più la partita in 3 che quella in 5. Sì, perché era più pensata. Quando giochi lì dici, boh, vabbè, tanto magari me la mandano avanti gli altri. Beh, belli gli effetti delle carte, secondo me, perché ti danno la possibilità di fare veramente tante cose, sia eliminare le carte, ma soprattutto ruotarle, che crea un bel po' di casini. Invece a me piace molto di più quella dove puoi inserire perché puoi metterti davanti agli altri. Si può, esatto, piazzare prima o dopo degli altri in maniera tale da fare un effetto prima di quello di qualcun altro. È bello anche il fantasma che quando si muove comunque non è solo in senso negativo, cioè tu un personaggio lo puoi spostare sì indietro, ma te lo puoi anche avvantaggiare mandandolo, facendolo scappare in avanti verso il tempio, per cui c'è questo effetto bonus malus che... Infatti, e paradossalmente può essere anche un po' una componente di bluff, perché ti permette un attimo di non far capire che cosa ti interessa mandare avanti, cosa no, in modo proprio lampante. Sì, ma anche perché a volte puoi mandare avanti anche un gruppo di samurai tutti nello stesso colpo. E qui ho il dubbio del regolamento, del fantasma. Ma ci scriveranno sotto nel video se qualcosa è sbagliato. Illustraci pure il tuo dubbio. No, perché nel regolamento è scritto che una volta che il fantasma entra in una casella con presenti uno o più samurai, questi si spaventano e scappano. E dopodiché dice, quindi spostare il samurai al singolare. E quindi la domanda è, ne sposti uno a scelta o li sposti tutti quanti? Andando a cercare il regolamento in inglese abbiamo scoperto che non si risolve proprio nulla perché è scritto tale e quale. Quindi... Per cui è un problema che sta a monte del regolamento. Noi l'abbiamo giocato spostandoli tutti. Sì. Per il senso logico. Giustamente se appare un fantasma tutti si spaventano, non capisco perché tutti questi pro di samurai dovrebbero rimanere lì e solo uno doveva scappare. Beh, ma c'è... vabbè. C'era? No, niente, stavo per dire una delle mie. Poi. Allora, vogliamo sentire Luca? No, stavo pensando che la cultura dei samurai è appunto affrontare gli spiriti e i fantasmi, e quindi se un samurai scappa davanti a un fantasma non è un vero samurai. Ora non volevo più e quindi sentirla. Muore. A maggior ragione non dovrebbero scappare nessuno di questi, sì, però questi scappano. No, l'unico problema è pratico, orientativo. Nei primi turni avevo sempre il dubbio di come si metteva giù la carta. Perché, aspetta, l'ho messa dritta e rovescia, poi lui me la girava in un senso, io la rimettevo giusta e quando andavo a scoprirla veniva fuori che l'avevo messa proprio male. Sì, come sempre si cerca di astrarre dentro di sé la carta per farla ruotare nel senso giusto, ma non sempre la fai ruotare nel senso giusto. Perché il gioco in sé è anche un test di intelligenza. E quindi cioè, questo mette alla prova le tue capacità cognitive per capire come piazzi le frecce. E soprattutto orario e anti-orario. Sì, questo è un problema che io tra l'altro ho molto, anche oltre che destra e sinistra con le mani, anche orario e antiorario. Ah, una cosa, prima che mi dimentico, le carte, i colori sono un po' infelici. Il giallo sembra un po' verdognolo, il blu sembra ogni tanto nero. Luca lo ben sa, visto Luca che ha portato avanti con un orgoglio sì, il nero pensando fosse blu. Una texture, si chiama, sì. Sì, hanno voluto mettere, quanto sono colto, una texture un po' più simpatica, però secondo me... Poco leggibile. Tra l'altro poi alcune carte hanno una maschera blu, altre hanno una maschera rossa. Non so l'altra carta obiettivo. Qua dentro. Altre hanno una maschera rossa, però non si capisce esattamente, non è spiegato esattamente perché. La cosa più pratica teoricamente è che essendo 5 siano fatti in modo che ognuno abbia come primo obiettivo un colore diverso, se usi le 5 blu o le 5 rosse. Quindi è per evitare che due abbiano come primo obiettivo lo stesso. Ah sì, si vede? Per il tuo primo mini board, forse anche l'ultimo. No, scherzo, sono simpatico. Che cattivo. E poi queste sono tre tessere, ricordiamoci. Certo, sì. La parte di inizio e la parte di finale è un blocco unico di tre tessere che quindi viene piazzato così e comunque si contano in maniera distinta per ogni pezzo di strada. Nel defo stellare mi ha messo un po' in crisi perché cercavo le altre tessere che non c'erano. Ed eri disperata, ti abbiamo visto infatti. Perché hai preso una forbice tagliata? Perché non è il mio gioco. Ah, giusto, anche questo è vero.
Bene, secondo me è un buon gioco per tutti, per famiglie, un filler, durata relativamente contenuta, meglio 2-3 giocatori. Sì, meglio in pochi che in tanti, ma se volete appunto fare casino in famiglia va bene anche in tanti. Sto cercando se c'è un'indicazione di qual è il numero massimo di giocatori. 5-5. Ok, perfetto, durata del gioco? 30 minuti. Eccoli qua, sì. 15-20 minuti, no, ci stiamo secondo me. No, il tempo è... Può essere, sì. Forse solo quella da 5 durata, no, forse quella da 2 o da 3 durata un po' di più, sì, perché ci abbiamo ragionato di fatto più. È stata abbastanza lunga. Bene. Ecco, questo direi di terminarla qui con Sugi. Ok, ciao a tutti. Che vuol dire cedro, cosa vuol dire? Cedro giapponese. Cedro giapponese e non sugo.